Anni 80, un periodo d'oro per i voli commerciali. Il turismo oltreoceano stava iniziando ad aumentare. Infatti, anche le classi meno agiate adesso potevano permettersi spostamenti in aereo. D'altro canto, però, gli anni 80 sono stati caratterizzati da un aumento esponenziale di attacchi organizzati per scatenare terrore. Le paure, infatti, che un aereo potesse essere manomesso o dirottato erano sempre maggiori. Come succede oggi, anche in quegli anni, le tensioni tra etnie e popoli con religioni diverse erano all'ordine del giorno e talvolta sfociavano in veri e propri atti di violenza finalizzati a danneggiarsi gli uni con gli altri. La maggior parte delle volte, però, finivano per coinvolgere anche civili innocenti. È il caso del volo Air India 182. 10 giugno 1985. All'aeroporto internazionale di Montreux, nel Quebec, in Canada, un Boeing 747 si stava preparando al decollo. Doveva giungere dall'altra parte del mondo, precisamente all'aeroporto di Shivaji, in India. Per arrivarci avrebbe dovuto fare due scali intermedi, tra cui uno a Londra. Durante il check-in e la fase di imbarco, un certo passeggero di nome M. Singh non riuscì a salire sull'aereo per un problema di overbooking, ovvero per una questione che erano state registrate più prenotazioni di quanto l'aereo fosse in grado di trasportare. In questi casi, quando succede, qualcuno deve obbligatoriamente rimanere a terra. La cosa particolare, però, è che la sua valigia venne lasciata proseguire all'imbarco. All'inizio tutto tranquillo, 307 passeggeri e 22 membri dell'equipaggio avevano attraversato quasi tutto l'Oceano Atlantico, si trovavano nei mari vicino l'Irlanda e si stavano preparando alla prima sosta nello scalo londinese. Ma ecco che puff! Improvvisamente il volo sparì dai radar. Gli operatori del traffico aereo non ricevettero alcun segnale di emergenza o pericolo, l'aereo era semplicemente svanito da un momento all'altro. I controllori poi mandarono immediatamente richiesta di contatto visivo a tutti i velivoli che si trovavano nelle vicinanze della linea del Boeing. Nessuno però fu in grado di individuarlo. Dalla cessazione del segnale alle 7:14, alle 7:30 venne dichiarato lo stato di emergenza. Ma cos'era successo? Facciamo un passo indietro. Erano appena passate le 7 di mattina. Ci si trovava a 9.000 metri di quota. Tutto era tranquillo e regolare, ma all'improvviso. Un esplosivo all'interno delle cabine venne innescato e tutto l'aereo si disintegrò nel giro di pochi secondi per poi cadere nell'oceano. Nel frattempo, sulla terraferma, ancora nessuno riusciva a comprendere cosa fosse successo. Accadde tutto così in fretta che i piloti non fecero nemmeno in tempo a lanciare l'allarme. Un'ora dopo la scomparsa, però, una nave cargo della Marina Militare della Repubblica d'Irlanda fu mandata sul luogo dell'ultima posizione satellitare inviata dall'aereo. Quello che trovarono fu veramente scioccante. I resti dell'aereo a pezzi giacevano galleggianti sul mare, così come le povere persone che erano presenti. Facciamo ora un passo ancora più indietro. Vi ricordate di quel passeggero che era rimasto a terra per il problema della sovraprenotazione? Ecco, lui fu uno degli uomini chiave che aveva causato tutto ciò. All'interno della sua valigia, che, diversamente da lui, venne imbarcata sul volo, era stato inserito infatti un esplosivo a tempo. Ironia della sorte, il volo era partito con un'ora e mezza di ritardo. Se non fosse per questo imprevisto, probabilmente la valigia sarebbe detonata all'interno dell'aeroporto di Londra, facendo sicuramente meno danno. Purtroppo però così non fu. La domanda che ci poniamo ora è: perché? Dovete sapere che il signor M. Singh, o come si pronuncia, insieme ai suoi complici, era un esponente del Sikh, una religione indiana che si basa su lavoro, guadagno e condivisione. Fatto sta che quello che hanno fatto, lo hanno fatto in risposta ad un torto subito appena un anno prima. Praticamente, il luogo di culto dei Sikh è un tempio d'oro che si trova nell'estremo nord dell'India. Nel 1984, il primo ministro indiano ordinò ai militari del suo paese di colpire il tempio allo scopo di eliminare i rivoluzionari di questo movimento religioso. Le vittime furono assai. Tutto questo scatenò da parte dei Sikh un sentimento di rivalsa verso l'India e il suo governo, e al tempo non c'era infatti cosa più vulnerabile che colpire un aereo della loro compagnia di bandiera. Peccato però che, come al solito, a rimetterci siano stati 329 civili.